Cari amici che come me fate città, un saluto da Nat Russo. Oggi parliamo della cooperativa Himmelblau, una cooperativa di architetti ispirata al decostruttivismo, avente la sede principale a Vienna, ma che ora possiede sedi anche a Los Angeles. Appartiene alla corrente del decostruttivismo, come abbiamo detto, e il nome è un gioco di parole, parte da Himmelblau, che vuol dire celeste, il colore del cielo, ma mettendo fra parentesi la L, gli aggiunge il significato di Himmelbau, cioè costruzione, edificio che sta in cielo. Punta a un'architettura creativa e mutevole come le nuvole. Il gruppo si è formato negli anni 60 producendo alcune installazioni interattive e ha continuato sulla linea degli interventi drastici in contesto urbano, fedele al motto «L'architettura deve bruciare». Nel 1982 lo studio vince il Berlin Prize for Building Art. Cooperativa Himmelblau è stata fondata da Wolf Prix e Helmut Zwicinski e trovò subito supporto da architetti quali Zaha Hadid, Frank Hovengeri e Peter Eisenman in occasione dell'esibizione del 1988 al Museum of Modern Art, il celebre MoMA di New York, intitolato Deconstructivist Architecture, architettura decostruttivista. Partiti come un gruppo di avanguardia e sperimentazione, sono diventati oggi, grazie alla loro creatività ed espressività, uno studio di fama mondiale, capace di inediti approcci tecnologici e spazi sperimentali, in una continua e voluta sfida al senso comune. Tra le opere principali ricordiamo le recenti Banca Centrale Europea a Francoforte sul Meno, in costruzione, il gasometro a Vienna, l'UFA Cinema Palace a Dresda, il Museo Groningen in Olanda, il BMW Welt a Monaco, l'Akron Art Museum in Ohio e il Central Area High School a Los Angeles. Per questa volta è tutto, un saluto da Nat Russo con Fare Città. A presto!